è morto. Francesco è morto. È morto. È andato via. È morto. È andato via. 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 Francesco è morto. È andato via. Sono veramente fortunati e benedetti da Dio gli uomini e le donne che rimangono fedeli al proposito di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e amare il loro prossimo come se stessi, che lottano contro il proprio io con i suoi peccati, che ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo e dimostrano con le opere la sincerità della loro adesione a Dio. Lo Spirito Santo verrà su di loro e abiterà nel loro cuore. Essi sono veramente figli del Padre Celeste, perché dimostrano con le opere di essere uniti a Lui e sono sposi, fratelli e madri del nostro Signore Gesù Cristo. Sposi, perché uniti a Lui nell'amore che è dono dello Spirito Santo. Fratelli, perché come Egli desidera fanno la volontà del Padre suo. Madri, perché lo portano in sé con amore e lo germinano per mezzo delle opere sante che attirano altri al bene. Padre, Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai affidato nel mondo. Il tuo silenzio sensibile e tu di semplicità, tu cavaliere imbattibile, senza età, tenero figlio instancabile, sempre d'esempio farà del suo Francesco incredibile, sempre se ne parlerà. Chiara! No! Chiara! No, adesso no, non ho nulla da dare. Chiara, ma ti ho portato una cerasa. No, no, adesso no. Ho già portato i mostaccioli a Francesco. Frate Jacopo dei Sette Soli li ha impastati per lui. No, adesso non posso stare con te. C'è lui, c'è lui. Ora va, ma troverai a chi dare le tue ciliegie. Ora va. Va. Va da lui. Well,
quale lì al posto tuo, giorno per giorno a difendere il tutto di lui che tutto per te, all'ultimo appuntamento che sarà il suo regalo per te. E via, lontano, lontano corre. Adesso conta per me questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me, ma lo sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che sono mia, amerò un uomo e figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi ricorda già quella donna che poi sarò, sarò l'ombra sua di Francesco, io bianchicella sua, una pianta che crescerà, su nel cielo si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. E quel profumo che cos'è? E quel fiore che nasce in me, un fiore che regalerà tutto il profumo che Dio vorrà. La pianticella che crescerà.
Ecco, il luogo in cui da 8 secoli giungono tanti e tanti pellegrini per contemplare la leggenda divina di Francesco e Chiara. Leggenda che ha influito molto nella vita della Chiesa e nella storia della spiritualità cristiana. Nella nostra epoca è necessario ripetere la riscoperta di Santa Chiara, perché è importante per la vita della Chiesa. È necessaria la riscoperta di quel carisma e di quella vocazione. È necessario ripetere la riscoperta della leggenda divina di Francesco e Chiara. E beh, sono cambiati i parametri, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli scenari, ma si può essere poveri anche oggi come Francesco e Chiara. Povertà è qualsiasi cosa tu possieda e che te la sia procurata tu o ti sia stata data. Nulla ti appartiene, nulla possiedi, nemmeno il tuo corpo, nemmeno l'anima. Tutto ti è stato affidato momentaneamente. È un banco di prova la vita. Tu, ma che uso ne fai? Penitenza. Questa è una vita di penitenze, così l'hanno chiamata. Ma come si fa a chiamarla penitenza? Vivere scartando il peccato, soffocando il male. Quando farlo significa avere in cambio anche qui, in questo buio fitto, tanta luce. E comunque si ha il dovere di vivere così se si crede. E se non si crede, si ha il dovere di cercare di capire che anche qui, in questo buio fitto, c'è tanta, ma tanta luce. Silenzio sensibile, fitto di semplicità, tu la regina dei poveri, per il tuo re senza età, tenera figlia instancabile, sempre d'esempio sarà, della sua Chiara incredibile, sempre se ne parlerà. Di giungere puntuale al posto tuo, giorno per giorno a difendere il tutto di lui che per te, all'ultimo appuntamento che sarà il suo regalo per te, via lontano. L'anima al posto suo, posto mio, canto per te, tutto il mio amore vola nel cielo e ancora più su, vicino a te, l'anima al posto suo. Al servizio di Dio, costanti e pazienti per giungere appunto.
piace l'eternità. Via lontano, sconfinando lontano, è ancor più lontano che c'è, sconfinando. L'anima al posto suo, il posto mio, canto per te, tutto il mio amore vola nel cielo e ancora più su, vicino a te, l'anima al posto suo, e arrivare da noi. Thank you.
Finalmente so che la mia povertà, si arricchisce vivendo. E si arricchirà questo amore tuo che ti salverà anche se stai soffrendo. Dio ti vede già forte come lui e sorriderà. Perché tu stai cambiando, con l'amore tuo per l'umanità, tu fabbricherai il motore del mondo. Le mie labbra non tremano, se pregheranno per voi, pregheranno perché tu potrai sempre scegliere. Tra noi la tua libertà, se soffriamo per te, lo facciamo per noi, lo facciamo per noi. Se ci credi.